Benvenuto al video anteprima del corso Rimbalzi 3.0.1 dedicato esclusivamente alla tecnica del push and pull. In questo video ti farò vedere una rapida carrellata dei contenuti che troverai all'interno di questo incredibile e strepitoso corso, l'unico dedicato esclusivamente a questa tecnica. Vediamo come è strutturato il corso. Il corso è composto da tre macro sezioni. All'interno delle sezioni troverai le unit, cioè le lezioni vere e proprie, e ne hai un totale di 12 che vengono rilasciate settimanalmente in automatico, per cui ti arriverà una mail che ti dice che la unit successiva a quella che stavi facendo è pronta da essere vista, scaricata, studiata. All'interno di ogni unit troverai gli esercizi chiamati studi, possono essere 1, 2, 3. Ogni lezione è dettagliatissima e gli esercizi li facciamo insieme, quindi i video non sono brevissimi, sono super accurati e come vedrai potrai vedere la meccanica dei movimenti da 4 angolazioni. Ma entriamo subito nel vivo. La sezione numero 1 si titola Rinforza e rimbalzo. La sezione numero 2 è dedicata al controllo e allo sviluppo del rullo a colpi doppi. La sezione numero 3 è interamente dedicata al controllo del passaggio fra la tecnica dei colpi singoli a quella dei colpi doppi. Partiamo dalla sezione numero 1 che è costituita da due unit. All'inizio avrai un'introduzione alla tecnica, cioè una spiegazione proprio dettagliata della meccanica dei movimenti per controllare questa nuova tecnica che si chiama push and pull. Dopodiché si passa alla unit 1 che contiene due esercizi. Nel primo esercizio avrai imparato come rinforzare il rimbalzo. Vedrai cioè quali sono le leve e i movimenti corretti per ottenere il giusto posizionamento e volume del secondo colpo, il più importante, quello che chiamiamo rimbalzo, o della tecnica push and pull, il pull, cioè il richiamo. Nel secondo esercizio invece metterai in pratica quello che abbiamo visto nei due esercizi precedenti usando un vecchio e famoso esercizio riadattato da me proprio per il nostro scopo e lo vedrai su un flusso binario. Nella unit 2 troverai lo stesso esercizio visto nella unit 1 ma su un flusso ternario, perché in tutto questo corso e in tutti i corsi che trovi all'interno di Tecnica Universale volume 1 faremo qualsiasi cosa su flusso binario e ternario, partendo con arto forte e con arto debole sempre. E così concludiamo la sezione numero 1, andiamo dritti alla numero 2 dove imparerai a controllare e a sviluppare la velocità per dei rulli brevi sempre usando la tecnica push and pull. Questa sezione è un po' più sostanziosa, troverai ben 7 unit, quindi troverai la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 e la 9. Quindi nella unit numero 3 imparerai ad eseguire i rulli brevi mediante i raddoppi, lavorando sulle mani separate, solo l'arto forte e poi l'arto debole, poi mettendo insieme questi raddoppi ravvicinati fino a un massimo numero di 4. Tutto questo lavoro lo svilupperai su un flusso binario, guidando sia con l'arto forte, che troverai indicato sulla partitura dell'esercizio con la lettera S che sta per strong, e poi giriamo l'esercizio e partiremo con l'arto debole, che è la W weak, quindi strong destra per i destri, sinistra per i mancini, weak debole sinistra per i destri e destra per i mancini. Nella unit numero 4 diminuiremo la distanza fra i raddoppi e quindi aumenterà la frequenza degli switch fra la tecnica dei singoli e quella dei doppi. Invece nella unit numero 5 costruirai la resistenza per tenere un rullo a lungo tipo 32esimi per 4 battute. Lo faremo con un celebre esercizio anche questo, sempre sul flusso binario. Nella unit numero 6 lavorerai sul controllo dei doppi colpi usando una piramide ritmica che parte dagli ottavi, poi va alle terzine, sedicesimi, sestine, 32esimi e poi tornerà indietro. Questa unit è formata da due esercizi. Nel primo esercizio manterrai fissa la diteggiatura dei doppi colpi, due colpi per arto, e poi farai la piramide, cioè due battute di ottavi, due di terzine, due di sedicesimi, sestine, 32esimi, sestine, sedicesimi, terzine, ottavi, a tornare indietro. Questo ti servirà per controllare benissimo, per sviluppare al massimo il controllo dei doppi colpi per la regolarità e il volume di questa tecnica. Nell'esercizio numero 2 invece alterneremo, sempre usando questa piramide ritmica, la diteggiatura dei colpi singoli a quella dei colpi doppi, quindi avremo su due battute colpi singoli sulla prima, colpi doppi sulla seconda, a ottavi, scendendo andremo colpi singoli a terzine, colpi doppi sempre sulle terzine, scendendo sedicesimi, sestine, 32esimi e per poi tornare indietro, ok?
questo modo imparerai a saltare la tecnica dei singoli a quella dei doppi, sempre guidando prima con l'arto forte e poi con l'arto debole. Nella Unit 7 troverai lo stesso esercizio che hai visto nella Unit 3, quindi costruzione dei rulli brevi, ma su un flusso ternario. Ok, cambiamo flusso, andiamo in ternario. Nella Unit 8, come nella 4, troverai l'esercizio che accorcia le distanze fra i raddoppi, ma su flusso ternario. Nella Unit 9, invece, troverai lo stesso esercizio dedicato alla costruzione della resistenza, chiamato endurance per chi lo conosce, ma su flusso ternario. E così si conclude la sezione numero 2. Andiamo alla 3, quella interamente dedicata al controllo dello switch, cioè del passaggio tra la tecnica dei colpi singoli e quella dei colpi doppi. All'interno di questa sezione troverai le ultime tre unit, la 10, la 11 e la 12. Quindi nella unit 10 troverai l'esercizio di switch fra tecnica dei colpi singoli e doppi che si muove sulla stessa piramide ritmica che abbiamo visto prima, ma lo switch invece che essere ogni battuta sarà ogni due quarti, guidando di arto forte e guidando di arto debole, sempre. Invece nel secondo esercizio, sempre della Unit 10, imparerai a mescolare le due diteggiature singoli e doppi saltando in un mix fra tutte e cinque le suddivisioni che abbiamo visto fin qui: ottavi, terzine, sedicesimi, sestine, trentaduesimi. Invece nella Unit 11 c'è il mio esercizio preferito. Con questo esercizio, se lo farai bene, seguendo le mie indicazioni, avrai sviluppato il controllo perfetto dello switch fra la tecnica dei singoli e dei doppi saltando da suddivisione a suddivisione. Infine, nella Unit 12, troverai un esercizio che mette insieme tutto il materiale che abbiamo fin qui visto. Per cui, attenzione, l'esercizio numero 12 comincia a essere un po' difficile. Per cui, se non fai bene il materiale precedente, sul 12 ti troverai incastrato e avrai difficoltà a procedere. Bene, in conclusione, ora hai visto tutto ciò che trovi all'interno di questo strepitoso corso. Questo è sicuramente il miglior videocorso dedicato esclusivamente a questa tecnica. Quindi, se hai problemi di velocità ed efficienza con questa tecnica, qui trovi pane per i tuoi denti. Per cui ci vediamo dentro, io ti aspetto. Un saluto e un abbraccio da Ruggero. Ciao e buono studio.